giusto vorrei capire se le proposte fatte dai consiglieri verranno messe a punto, non è che qua, la parte della polizia da sicurezza non è solo la giornata di tempo, quindi devi conferma che siamo nel dibattito sui rifiuti. Del Partito Democratico, e loro sono consiglieri del Partito Democratico, per rispondere anche
alla tua preoccupazione. Pino Balsamo e Pasquale Cuccio sono poesie del Partito Democratico e lo hanno dimostrato nella dialettica, nel comportamento, nell'estrazione politica che hanno proposto a questo Consiglio Comunale. Poi c'è chi si trova nei partiti, perché a questo punto questo mi viene da pensare, ma che appartiene a una classe dirigente ed è quello che è stato proposto, purtroppo mi dovevo giusto anche da voi socialisti sulla questione dell'acqua, poi potrete replicare, ma è quello che una classe dirigente che intende amministrare la normalità, la consecutività dell'amministrazione della Democrazia Cristiana ad oggi, produce nei consigli comunali nelle amministrazioni cittadine e produce consiglieri comunali come Frato Russo, Bene, Verde e Grasso, che oggi non si capisce da che parte stanno, o anche quando rivendicano qual è la loro parte di appartenenza, e cioè l'Italia dei Valori e il Partito Democratico, poi per la stessa logica di continuità amministrativa, del trasversalismo, dell'inciuso, dell'accordo, oggi non fanno opposizione. E il capogruppo del Partito Democratico, che politicamente è come riconoscimento dialettico, io potrei dire a Pasquale Cuccio, ma purtroppo è stato comunicato, che è bene, non intendere mai, nemmeno, per dire qual è questa posizione che li porta oggi a dissociarsi dall'opposizione che propone oggi un sorteggio come unica soluzione di inversione a una teoria amministrativa che è perpetrata da anni. Ma purtroppo che cosa ci vogliamo aspettare? Questi signori hanno governato col centro-sinistra e oggi è seduto dall'altra parte. E questo è il problema della rigenerazione, cari concittadini, e scusami Presidente del Consiglio se mi rivolgo ai cittadini, ma io da loro sono stato eletto, una volta che ci sono. Invece siamo anche per la legislativa. No, perché tu spesso ammonisci e dici rivolgiti al Consiglio Comunale. Allora scusa prima che tu mi ammonissi sul fatto che dovevo rivolgermi al Consiglio Comunale perché ho detto cari cittadini. È stato quello il modo per il quale, il motivo per il quale ho preso ciò. Ed è questa una classe dirigente che va rigenerata. Questi signori dovrebbero fare un piacere alla politica che vuole proporre al rinnovamento della politica che alcuni consiglieri comunali, alcune organizzazioni politiche vogliono produrre in questa città con i nuovi interventi politici, con i nuovi interventi politici, con le loro posizioni che da sempre con continuità politica. E spero che questo consiglio comunale di sedersi da un'altra parte o mettersi al centro da un'altra parte, ma non qua, perché qua hai ragione caro mio, si ridicolizza l'opposizione. Perché ci sono delle soggettività che si dichiarano appartenenti a delle organizzazioni politiche, però poi si vede proprio la differenza all'interno delle stesse organizzazioni politiche con cui stiamo parlando, che vanno a distruggere quella che è un'azione politica generalmente che alcuni stanno mettendo in campo da anni e sul quale alcuni cercano di convenire o cercano di concordare e di costruire insieme. Allora questo è il problema sull'elezione e revisione dei conti. Non è il tre che andrete a votare, chi è ragioniere, chi è commercialista, tu hai la maggioranza e una popolazione. È una sfida che sinistra critica, il Partito Democratico, oggi anche il Partito Democratico, oggi anche il Partito Socialista, voleva porre a questa amministrazione, alla cittadina, un segnale ai cittadini. Non verranno eletti i soliti noi, lo facciamo nel sorteggio. E solamente questo, per quanto si dica, quando si continua a dire, come dice Polizio, la legge all'anima che deve garantire uno delle visioni alla minoranza, me ne frego, perché significherebbe votare il solito noto dell'opposizione. E quello è il problema. Allora, io come sinistra critica faccio appello alle forze democratiche, ai consiglieri democratici che si sono espressi sulla nostra stessa posizione oggi in questo Consiglio Comunale. Al di là del dibattito che si produrrà, al di là di quello che deciderà la maggioranza, noi sei, almeno il rinnovato sei, poi saranno sei, ci saranno cinque, andiamo a fare di spalle votazione, prendiamo il quadro del 50 a 3, con la penna lo giriamo, prendiamo quel nome che esce, tutti e sei ci riempiremo e lo voteremo nel nulla, per una questione di democrazia e di trasparenza. Sarebbe più logico abbandonare l'aula, sarebbe più logico abbandonare l'aula. Ma il problema più grande oggi è dare la dimostrazione concreta alla città
non sono l'opposizione. Loro qua non sono più l'opposizione. Per questo invito te che si dichiara, invito lui che si dichiara, ma per me loro sono una classe dirigente politica che appartiene a vendere a questa città. E se ne andasse a casa, se fosse opposizione io diventerei minoranza. Perché coloro che vogliono fare questo, con i consiglieri comunali che continuano a perpetrare le politiche amministrative da anni a questa parte, non c'è nessuna opposizione. Allora voglio parlare con voi oggi che avete cercato di dare una rigenerazione alla politica. Faccio una bella voce, faccio una bella fuccia, faccio una bella pausa, io non so dove sarà più posizionato. Faccio un appello a voi, a quelli che oggi vogliono dimostrarsi sinceri democratici.